Il brano di Vangelo che abbiamo ora ascoltato ci parla del Padre, del Figlio, dello Spirito. Il Padre ha affidato al Figlio un compito ben preciso, che poi è lo stesso compito che Gesù affida ad ogni suo discepolo, e cioè quello di annunciare e testimoniare il vero volto di Dio, perché è l'accoglienza di questo volto che sola può salvare la nostra vita. E qual è questo volto per il quale Gesù addirittura è morto? E facendolo risorgere dai morti, Dio si è in questo volto pienamente riconosciuto. È il volto di un Dio non buono, esclusivamente buono. È il volto di un Dio che non si merita, ma si accoglie. È il volto di un Dio che non esclude nessuno dal suo amore. È il volto di un Dio compassionevole, tenero, vicino. È il volto di un Dio che non aspetta che diventiamo buoni per amarci, ma che ci ama perché sperimentando il suo amore possiamo diventare buoni, cioè possiamo smetterla di pensare unicamente a noi stessi e incominciare a prenderci cura anche degli altri. È il volto di un Dio che non chiede offerte ma si offre, non chiede sacrifici ma si sacrifica, non chiede doni ma si dona. E poi lo Spirito. Qual è il compito dello Spirito? È quello di introdurci nella verità tutta intera, è quello di ricordarci ciò che Gesù ha detto. Il compito dello Spirito è quello di comunicarci la stessa capacità di amore del Padre, perché possiamo amarci tra di noi come Gesù ci ha amato e così realizzare la nostra identità, che è quella di essere fatti per amare ed essere amati. E così vivere una vita vera, una vita bella, una vita buona, appunto una vita eterna, che comincia già di qua. Qualcuno potrebbe dirmi, caro Vescovo, ci hai detto diverse cose, ma queste cose che ci hai detto, che cosa c'entrano con la nostra vita di ogni giorno? Che cosa hanno da dire al nostro quotidiano, un quotidiano fatto di gioie, meno male, ma anche di tante fatiche. La fatica del crescere figli, la fatica della relazione coniugale, la fatica legata a difficoltà di salute, a problemi di lavoro. La fatica legata a tante domande che restano senza risposta. Le fatiche di tutti. Noi preti non abbiamo quella del far crescere figlio, della relazione coniugale, ne abbiamo altre. Quindi le fatiche di tutti. Che cosa c'entra ciò che ci hai detto con la nostra vita di ogni giorno? Che cosa le cose che tu ci hai dette hanno da dire al nostro quotidiano? Perché se le cose dette non c'entrano niente, se non hanno nulla da dire al nostro quotidiano, allora, caro Vescovo, potevi anche startene a casa tua e non venire qui a farci perdere del tempo che avremmo potuto utilizzare per altre cose più interessanti, più divertenti, diverse. A questa domanda rispondo partendo da una citazione. Spero di non urtare la sensibilità di nessuno. La prendo dalle parole dette alla figlia Marina da Silvio Berlusconi poche ore prima di morire. Dice così: vedi Marina, la vita è questa.
vieni, fai, fai, fai e poi te ne vai. Ecco, un conto è vivere convinti che dal nulla veniamo e nel nulla finiremo e che il nostro fare è un affannarsi senza senso, in cui l'unica cosa furba da fare è sfruttare, dominare, possedere, arraffare, accumulare, godere, illudersi di godere. Un conto è vivere convinti che da Dio veniamo, da quel Dio di cui vi ho parlato prima, a Dio torneremo e che il nostro fare, se è un fare ispirato all'amore, se è un fare che è servizio agli altri, se è un fare che è smettere di pensare a noi stessi per iniziare a prenderci cura anche degli altri, questo fare è un fare che ci fa passare da morte a vita già qua sulla terra, che ci permette di cogliere e realizzare il senso della nostra esistenza. Io ho scelto di scommettere sulla seconda visione di vita. Qualcuno potrebbe dirmi, di fronte alla prima visione, che è l'unica vera, tu sei incapace di reggerla, perché è pesante, e allora ti inventi Dio e tutto il resto. È un sospetto che io rispetto, è un sospetto che mi aiuta a riflettere, però io continuo a scommettere sulla seconda visione di vita. Da Dio vengo, a Dio vado, e il mio fare se è ispirato al servizio, alla cura dell'altro, ha un senso e dà senso alla mia vita. Voi su cosa scommettete? Su quale visione di vita scommettete? Io scommetto sulla seconda perché, non per dei ragionamenti che sono sempre destrutturabili, qualunque ragionamento umano è limitato. Punto sulla seconda visione di vita perché quando ascolto e vivo il Vangelo sento che è vero. Perché quando smetto di pensare a me stesso e inizio a prendermi cura degli altri, sento che lì c'è la felicità. Ecco perché, nonostante tutto, scommetto sulla seconda visione di vita. E l'augurio che vi faccio è proprio questo, che anche voi possiate scommettere o continuare a scommettere, se già lo fate, su questa seconda visione di vita, perché è fonte di gioia, nel tempo e in quel tempo senza tempo, che noi chiamiamo eternità. Amen. Buonasera a tutti. Inizio con una domanda. La comunione tra gli esseri umani è una cosa buona oppure no? Beh, dipende da cosa si intende per comunione. Se per comunione si intende il pensarla tutti allo stesso modo, sulla base di un pensiero unico prestabilito e imposto da un gruppo di potere,
per dominare gli altri, se per comunione si intende il pensarla tutti allo stesso modo e conseguentemente parlare tutti allo stesso modo e conseguentemente agire tutti allo stesso modo, allora questo tipo di comunione non è cosa buona per l'uomo, perché lo impoverisce e quindi non è cosa gradita a Dio, che vuole il bene dell'uomo, come chiaramente risulta dall'episodio della torre di Babele narrato in Genesi 11:1-9. È un racconto questo che ricorre al linguaggio del mito ed è un racconto eziologico, nel senso che cerca di spiegare le ragioni intanto del nome Babele e poi anche della pluralità delle lingue presenti sulla faccia della terra. Il capitolo 11 viene dopo il capitolo 10, evidentemente, e nel capitolo 10 è contenuta la cosiddetta tavola dei popoli allora conosciuti, 70-72 a seconda delle versioni. Quindi nel capitolo 10 si parla già di una molteplicità di lingue presenti sulla faccia della terra. Ecco, il capitolo 11 cerca di spiegare che cosa c'è all'origine di questa molteplicità delle lingue. Poi dicevo, cerca di spiegare il nome di Babele. Questo nome, se lo riferiamo alla lingua ebraica, è riconducibile ad un verbo che significa confondere, mischiare, mescolare. È una Babele, si dice, no? Anche nel linguaggio corrente. E poi cerca di spiegare appunto la molteplicità delle lingue. In verità, se noi facciamo per esempio riferimento al lessico sumero accadico, Babele si dice Babilla e vuol dire porta della divinità, porta del cielo. Babele è una città ancora piccola, intorno alla metà del terzo millennio, diventa una grande città, addirittura la capitale dell'impero mesopotamico nel secondo millennio, a cominciare da Hammurabi, famoso codice di Hammurabi, e in questa città diventata una megalopoli erano presenti le zikkurat. Le zikkurat erano delle torri. La forma di queste torri era quella di una piramide con la punta mozzata, però. E tra queste torri, che erano dei templi dedicati alle varie divinità, c'era anche una torre più grande di tutte le altre, Etemenanki, che nel periodo di massimo splendore misurava 91 metri di altezza e la base quadrata misurava 91 metri per lato. Quindi una torre veramente grandiosa. Quando gli ebrei vengono deportati in terra di Babilonia, dopo la distruzione di Gerusalemme, siamo nel 587, Etmenanki è già una torre in fase di decadenza, misurava più o meno circa 20x20, non era più nel suo massimo splendore. Nei vocabolari biblici, l'episodio di Babele si interpreta come il tentativo degli uomini di assaltare, di assediare il cielo, quindi Dio, mediante appunto una torre, una zikkurat. Questa lettura è ex parte ebrei, perché in verità la torre Etemenanki era una torre dedicata al dio Marduk e basta, era una torre edificata in onore di questo dio. Non c'era nessun disegno di assaltare il cielo, di sostituirsi al dio Marduk. Questo è un pensiero ex parte degli ebrei. A questo tentativo arrogante, secondo la ricostruzione,
Segue la punizione. Gli uomini cercano di assaltare, assediare Dio, di prendere il posto di Dio, interviene la punizione. I cospiratori vengono dispersi e l'unità della loro lingua distrutta. In realtà è possibile anche un'altra lettura, una lettura che vede Babele e Pentecoste non più in aperta contrapposizione, ma quali tappe di un processo storico in cui si cammina verso una dinamica di comunione dove la diversità di ogni cultura e gruppo umano, società multietnica, società multiculturale, è valutata positivamente e quindi custodita. Valutata positivamente perché è considerata ricchezza, nel senso di fonte di crescita dell'essere umano. In entrambi gli episodi biblici, quello della Torre di Babele e quello di Pentecoste, si percepisce l'azione di Dio a favore dell'essere umano. In questo senso, Babele e Pentecoste hanno un punto in comune. Dio non lascia mai l'essere umano in balia dei suoi limiti, ma si fa presente e interviene in modo che lo sviluppo umano prosegua il suo corso verso il suo traguardo di pienezza. Il racconto che abbiamo ora ascoltato inizia, lo avete sentito, ricordando come la terra in passato avesse una sola lingua, dice il testo ebraico, un solo labbro, e come una migrazione dall'Oriente portò un gruppo di uomini nella pianura di Sennar, Mesopotamia, l'attuale Iraq, dove questi uomini si stabilirono e decisero di costruire una città e una torre e di farsi un nome per non disperdersi su tutta la terra. L'intenzione era quella di affermarsi come gruppo, servendosi del fatto della uniformità linguistica ed essere riconosciuti da tutti tramite la loro potenza. Fare mattoni, cuocerli, costruire città e torre, toccare il cielo. A fronte della intenzione degli uomini di voler salire in alto, Dio decide di scendere per vedere sia la città sia la torre con la quale poter toccare il cielo. L'azione di scendere, per ben due volte ricorre questo verbo nel testo che abbiamo ascoltato, l'azione di scendere dimostra la volontà di Dio di rendersi conto da vicino degli uomini, come ha già dimostrato per quanto riguarda l'alleanza con Noè e come dimostrerà nel capitolo 12 per quanto riguarda l'alleanza con Abramo. Non un Dio, quello che scende, non un Dio risentito e geloso, che interviene per bloccare e punire i progetti umani, ma un Dio che abbatte le barriere, un Dio che risparmia agli uomini sforzi inutili, costruire la torre, toccare il cielo, farsi un nome, per cui il confondere e mischiare la loro lingua altro non è che l'aiuto per uscire da una situazione che impedisce la costruzione di una realtà veramente umana. Proprio così. Dio sa bene e desidera aiutarci a capire che abbandonare progetti totalitari, egemonici, omologanti, dove il pensiero unico e conseguentemente una sola lingua domina la vita del gruppo e si oppone
a ogni forma di diversità e di dissenso, abbandonare progetti totalitari, egemonici, omologanti, è condizione fondamentale per lo sviluppo umano e la crescita salutare della società. Ecco perché Dio interviene e confonde e disperde, perché questi progetti non si compiano. A fronte della povertà di una sola lingua e a fronte del pericolo di bloccare la ricchezza e la potenzialità della espressione umana, Dio interviene con la diversità delle lingue e costringe l'essere umano ad imparare e costringe l'essere umano ad accogliere l'altro per capirsi. Non è possibile la comprensione tra le persone se non mediante l'accoglienza dell'altro e la volontà di imparare gli uni dagli altri. A confondere e mischiare le lingue, che cosa segue? Segue, vi dicevo, la dispersione. Lo sviluppo umano avviene così, mettendosi in cammino e incontrando gli altri, non costruendo torri per salire in alto dove non abita nessuno. Due citazioni di due filosofi. La prima è del filosofo Marcello Farina, dice così: un Dio amante della diversità, benedetta diversità è il tema di questa sera, un Dio amante della diversità, della molteplicità, della ricchezza di esperienza legata alle diverse culture, razze, tradizioni, perfino alle diverse invocazioni con cui gli uomini si rivolgono a lui. Questa è l'immagine che si può estrapolare dal mitico racconto della Torre di Babele. E poi un'altra citazione è quella del filosofo Karl Popper, che dice così: non credo alla opinione diffusa che ha lo scopo di rendere feconda una discussione coloro che vi partecipano debbano avere molto in comune. Anzi, credo che più diverso è il loro retroterra, più feconda sarà la discussione. Non c'è nemmeno bisogno di un linguaggio comune per iniziare. Se non ci fosse stata la Torre di Babele, avremmo dovuto costruirne una. L'effusione dello Spirito sulla comunità dei credenti è invece l'episodio che ci è narrato dagli Atti con riferimento alla Pentecoste. La Pentecoste, che vivremo tra un po' di tempo, inizia come festa agricola. Pentecoste significa cinquantesimo giorno dopo Pasqua. Nasce come una festa agricola, poi diventa una festa religiosa in cui si fa memoria del dono della legge, dei 10 comandamenti, del dono della alleanza. Ce ne parla Atti, al capitolo secondo, versetti 1-13, che vi leggo rapidamente. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore, dicevano: costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua? Siamo parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponte e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Tutti erano stupiti e perplessi.
chiedendosi null'altro che significa questo. Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di mosto. Che significa questo? Quindi qualcuno si interroga, qualcuno mentalmente aperto si interroga, cerca la verità delle cose. Altri invece pronunciano subito un giudizio inappellabile, non ricercano niente, si sono ubriacati di mosto. Ecco, l'effusione dello spirito sulla comunità dei credenti completa il processo, vi dicevo, iniziato con Babele. Gli esseri umani continuano a parlare lingue diverse, ma ora si trova presente quella forza, lo spirito, che avvia la comunicazione, la comprensione reciproca, la comunione. Luca ambienta l'episodio, l'avete sentito, sul finire del giorno di Pentecoste, quando, 50 giorni dopo Pasqua, i giudei, vi dicevo, celebravano la festa del dono della legge, del dono dei 10 comandamenti dati a Mosè sul Sinai. E quel giorno, dice il testo, stava per compiersi. L'Evangelista non è interessato al dato cronologico, ma teologico. Si chiude un'era legata a norme e osservanze in cui gli uomini dovevano ubbidire a Dio, e si apre quella tappa definitiva della storia dove lo spirito viene incontro a ogni persona per renderla somigliante al Padre. Cambia l'immagine del credente. Ripeto, il credente non come colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma come colui che assomiglia al Padre che è nei cieli, praticando, grazie allo Spirito, un amore simile al suo. Portando a compimento la legge e i profeti, Gesù inaugura la tappa del regno. Ora lo Spirito renderà i discepoli capaci di portare avanti l'annuncio del regno e la costruzione di una realtà nuova all'insegna dell'umano. I discepoli si trovano tutti insieme e questa sarà l'occasione favorevole per rendere testimonianza del Signore risorto, quel Gesù che voi avete crocifisso, per rendere testimonianza del risorto a quanti erano radunati in Gerusalemme proprio a motivo della festa di Pentecoste. L'esperienza del Signore risorto ha fatto sì che i discepoli comprendano il compimento delle scritture. Le loro menti si sono aperte. Leggiamo in Luca 24, l'abbiamo ascoltato non molto tempo fa. Sono queste le parole, dice Gesù, ai due, che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Ed è questo il primo passo per accogliere il dono promesso. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Solo allora, solo quando saranno rivestiti della potenza dall'alto i discepoli, si potranno confrontare con i giudei. Solo allora la loro comunicazione sarà all'insegna della conversione per il perdono dei peccati. Un perdono che va predicato a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Nel testo di domenica leggeremo la conversione e il perdono dei peccati. Il testo greco dice la conversione per il perdono dei peccati. Cioè a dire, convertirsi che cosa vuol dire? Passare da una vita autocentrata, in cui penso unicamente a me stesso, ad una vita in cui inizio a prendermi cura degli altri. Ebbene, dice l'Evangelista, nel momento in cui mi converto, il mio passato di peccato viene automaticamente cancellato. La conversione per il perdono dei peccati, non è il perdono dei peccati. Cominciando da Gerusalemme,
che è la sede dell'istituzione religiosa, dove più c'è bisogno di conversione. Perché, come dicevano i rabbini, il 99% dell'ipocrisia che c'è nel mondo è lì, a Gerusalemme, sede appunto dell'istituzione religiosa. La testimonianza dei discepoli inizierà e sarà resa sotto la guida dello Spirito Santo e non più della legge. Luca introduce la prima missione dei discepoli testimoni di Pentecoste. Al popolo emigrato dall'Oriente, che secondo l'episodio di Babele si era insediato nel territorio di Senar, ora segue una realtà nuova che non si concentra in uno spazio determinato, ma si aprirà alla missione fino ai confini della terra. Come una raffica di vento impetuoso entra in una casa e rovescia ogni cosa, così Luca descrive come lo spirito, quale soffio vitale, abbatte le resistenze dei discepoli. Per descrivere la presenza discesa dello Spirito, come Dio era disceso dal cielo per vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo, Luca usa l'immagine del suono, rumore, legata al fattore del vento, che appartiene all'ambito dell'ascolto, per rendere percettibile la ricezione dello Spirito. Tutta la casa comunità dove si trovavano riuniti i discepoli, fu riempita di quell'energia e tutti partecipano di quella esperienza che li renderà in grado di affrontare la missione. Riempendo tutta la casa, lo Spirito conferisce unità a tutto il gruppo dei discepoli. La seconda immagine usata dall'Evangelista per descrivere lo Spirito Santo è legata all'idea di calore, energia, e appartiene all'ambito della visione. Le lingue come di fuoco che si posano su ciascuno dei discepoli hanno una funzione di iniziazione, abiliteranno i discepoli a parlare in altre lingue. Mentre nell'episodio di Babele gli uomini usarono il fuoco per cuocere uno a uno i mattoni con i quali costruire la torre, ora lo Spirito discende sul gruppo dei discepoli come una lingua di fuoco che apre al confronto e rende fattibile la comunicazione fra le persone. Quanti erano presenti nella casa, che si era riempita di vento impetuoso, furono colmati di Spirito Santo, potenza dall'alto, che allontana ogni forma di male, e iniziano a parlare in altre lingue. Sì, qui le traduzioni possibili sono tante, cominciarono a parlare in altre lingue, continuarono a parlare la loro lingua, l'aramaico, però gli altri intendevano nella loro lingua, parlavano una lingua statica, incomprensibile, però tutti la intendevano a loro modo. Il testo comunque dice che parlavano in altre lingue. Lo Spirito è santo perché il Padre è santo, cioè santo nel senso di separato completamente dal male, dal peccato, dalla morte. La qualifica di santo non separa lo Spirito dalla realtà umana, ma al contrario lo fa intervenire nella realtà umana. Infatti l'essere santo indica l'attività del Padre, è colui che santifica mediante lo Spirito, cioè attrae nella sua sfera, separando chi lo accoglie dal male e dal peccato. A Babele Dio aveva confuso, mischiato la lingua degli uomini e ciò rese incomprensibile il loro parlare. Ora si supera quell'ostacolo dando ai discepoli la capacità di esprimersi in lingue diverse e di comprendersi, grazie allo Spirito. I giudei, giunti dalla diaspora
a Gerusalemme, a motivo proprio della festa di Pentecoste, rimangono confusi come erano rimasti confusi gli uomini di Babele, dal momento che sentono parlare i discepoli, loro che provenivano da territori fuori Israele, dal momento che sentono parlare i discepoli nelle loro lingue. Avvenuto quel fragore, la folla si raduna e prova un senso di confusione, poiché sentiva parlare i discepoli nella propria lingua. Alla confusione che i giudei provano nel sentire i discepoli parlare le loro lingue, si aggiunge lo stupore nel constatare che essi sono dei Galilei, popolazione che non godeva di buona fama. I pregiudizi razziali sono tra gli ostacoli maggiori per accogliere e comprendere l'altro. Il gruppo dei discepoli invece dimostra la capacità di potersi esprimere in modo da farsi comprendere da tutti. Per la prima volta i discepoli mettono i giudei a confronto diretto con la loro predicazione. Luca presenta un traguardo raggiunto che si ottiene mediante il dono e la guida dello Spirito e che consiste nell'usare il linguaggio della buona notizia, centrato sulla grazia e l'amore incondizionato del Padre. Le grandi opere di Dio che annunciano in lingue che tutti possono comprendere. Quali sono queste grandi opere di Dio che annunciate in tutte le lingue tutti possono comprendere? Potremmo riassumere queste grandi opere di Dio nel vero volto di Dio, perché è l'accoglienza di questo vero volto che salva la tua vita. È il vero volto di Dio che Gesù è venuto a narrarci e per il quale è stato messo a morte, e risuscitando il quale Dio ha dimostrato di riconoscersi in quel volto. Il vero volto di Dio è quello di un Dio, come dicevo quando sono andato in Fincantieri, è il volto di un Dio che non è buono, è esclusivamente buono, è il volto di un Dio che non esclude nessuno dal suo amore, è il volto di un Dio tenero, compassionevole, vicino, è il volto di un Dio che non si merita ma si accoglie, è il volto di un Dio che non aspetta che diventiamo buoni per amarci, ma che ci ama proprio perché facendo esperienza del suo amore siamo messi nella condizione di poter diventare buoni, appunto, come vi dicevo prima, di poter smetterla di pensare unicamente a noi stessi per cominciare a prenderci cura anche degli altri e così realizzare la nostra vera identità e così essere felici. L'Evangelista, lo avete sentito, elenca 15 nazioni o popoli a partire da Oriente verso Occidente. Anche nell'episodio di Babele gli uomini migrarono dall'Oriente verso la terra di Senar, ma ora la lingua non è più una sola, sono numerose le lingue. Il dono della Pentecoste fa capire come la diversità, lingua, etnie, tradizioni, sia una ricchezza. Mostra come l'intesa, anche tra coloro che non partecipano della stessa esperienza, sia un'intesa possibile. Le grandi opere di Dio che si sentono annunziare riguardano la buona notizia di Gesù, che abbatte ogni barriera e divisione, rendendo possibile il contatto e la collaborazione tra i popoli. Non si tratta più di possedere un unico linguaggio per costruire una città forte, una torre che tocchi il cielo, ma di aprirsi alla diversità e ricchezza di ogni realtà umana per costruire la società del regno. Animati dallo Spirito, i discepoli possono stabilire un dialogo e una comunione con tutti i popoli. L'amore che si fa servizio non si può mai imporre, ma solo offrire.
e ciò comporta abbandonare ogni atteggiamento di superiorità o di dominio nei confronti degli altri. In questo modo nessuno viene spogliato della sua identità e della sua ricchezza culturale. Non tutti i presenti accettano, lo abbiamo sentito, la testimonianza dei discepoli che possono esprimersi in lingue diverse, usando il registro dell'amore incondizionato. Alcuni liquidano le vende, considerando i discepoli appunto gente ubriaca. L'ultimo passaggio. Dall'insegnamento della scrittura si impara che lo scopo dell'essere umano non è salire su una torre per dominare, ma abitare una casa dove si crea comunione. Per questo Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, rivolge al Padre la preghiera di mantenere uniti i suoi di fronte al mondo. Essere uno significa vivere la condizione divina. Nella lunga preghiera che, secondo l'Evangelista Giovanni, Gesù tiene prima di essere arrestato e ucciso, Gesù espone in che modo si può vivere l'unità comunione. La testimonianza che Gesù dà ai suoi discepoli di perfetta comunione con il Padre deve servire ai discepoli da modello per raggiungere questo traguardo. Nella preghiera al Padre Gesù chiede l'unità tra i discepoli, la protezione dal maligno e l'accesso alla condizione divina. Il tema di tutta la preghiera è l'essere uno, come lo sono il Padre e Gesù, il che non riguarda solo la necessità dell'unità dei discepoli con il loro Signore, ma la condizione divina alla quale i discepoli sono chiamati. Uno è un termine che nell'ebraismo era sostitutivo del nome di Dio. L'unico, l'uno, il solo. La comunità dei credenti è chiamata ad inserirsi nella comunità divina e ad esserne la manifestazione terrena, come prima lo è stato Gesù. La comunità è chiamata ad essere la presenza di Dio sulla terra. Un Dio che si manifesta attraverso l'amore e il servizio non può in alcuna maniera essere rappresentato da chi esercita potere e dominio. La missione dei discepoli ha lo stesso fondamento e lo stesso scopo di quella di Gesù, la manifestazione al mondo, vi dicevo, del volto di Dio, per offrire la possibilità di salvezza. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. L'invio nel mondo non è finalizzato alla proposta di una dottrina, ma al dono della propria vita. Solo nel dono di sé si libera tutta quella potenza di vita e di amore che ogni uomo rinchiude in se stesso. Per Gesù non c'è più una dottrina da custodire e trasmettere inalterata, ma un'esperienza di vita da comunicare. La dottrina può essere controllata, la vita no. Affinché i discepoli possano testimoniare di fronte al mondo questa esperienza di vita legata alla buona notizia del regno, Gesù si rivolge al Padre perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. L'unità della comunità è condizione per l'unione con il Padre Gesù ed essa si rende visibile solo dove esiste una pratica dell'amore vicendevole. Il disegno del Padre sulla comunità è che tutti sono chiamati a diventare uno, ossia ad essere il santuario dal quale si irradia la presenza della gloria di Dio.
Il motivo di questa pressante richiesta è che il mondo giunga a credere in Gesù e ad accogliere così una proposta di vita. L'esistenza di una comunità dove si possa toccare con mano la libertà, l'amore, l'allegria, frutto della dedizione disinteressata agli altri, convincerà l'umanità della verità di Gesù. Se l'unione nella comunità è la condizione indispensabile affinché il mondo creda, la divisione è di impedimento e ostacola la fede in Gesù. Il mondo giungerà a credere non per la proposta di una nuova dottrina, ma per la forza di una nuova potenza d'amore mai prima sperimentata, quella di uomini con la condizione divina. Mentre la dottrina divide, l'amore unisce. Per questo Gesù conferma per i suoi discepoli il dono della sua gloria. La gloria che il Padre ha donato a Gesù è il suo spirito, cioè la sua stessa forza e capacità d'amore che si rendono visibili. E Gesù, la cui missione è battezzare in Spirito Santo, questa forza, questa capacità la trasmette ai suoi, al fine di realizzare tra i suoi discepoli la stessa unità d'amore che esiste tra lui e il Padre che nei cieli. La comunità unita nell'amore è la manifestazione visibile sulla terra della presenza di Dio, unico santuario da cui si irradia la sua gloria. La gloria di Dio non si manifesta attraverso spettacolari manifestazioni della potenza, ma nel portare molto frutto, attraverso un amore che si fa servizio e si rivolge a tutti, anche a chi non lo merita. La gloria di Dio non è riservata a pochi eletti e in particolare determinate condizioni, ma è una possibilità offerta a tutti. A maggior gloria di Dio è la formula con la quale si giustificano opere magnificenti, grandiose, destinate a restare nella mentalità dei costruttori per l'eternità. In realtà non vengono erette per la gloria di Dio, ma a gloria dei potenti che ci tengono ad essere il più grande. La perfezione nell'essere uno, ripetuta per tre volte, è l'unico argomento capace di convincere l'umanità. Una comunità divisa è una controtestimonianza. Una comunità unita rinvia a Dio. La fede può nascere solo dall'esperienza di questo amore che comunica vita. Il Padre ama i suoi figli come ha amato Gesù, comunicando loro lo stesso spirito, la sua capacità d'amore. Dio non assorbe le energie degli uomini, ma comunica agli uomini le sue energie. È un Dio che chiede di essere accolto per fondersi con l'uomo e dilatare la sua capacità di amore. A Babele gli uomini ricevettero il dono della diversità delle lingue, il dono nella Pentecoste. Questo dono raggiunge il suo compimento. Il rispetto dell'altro e l'accoglienza reciproca fanno sì che la diversità non solo non ostacoli la comunicazione, ma la renda generatrice di vita vera, di vita bella, di vita buona. Essere uno nella diversità significa che ogni essere umano si sente accolto per quello che è, immagine del Creatore, e manifesta la sua somiglianza con Lui quando, rispettando la dignità dell'altro, diventa manifestazione del suo amore. Un ultimo pensiero e chiudo, proprio in ordine alla missione alla quale siamo chiamati. E il pensiero è questo: la parrocchia, l'associazione, il gruppo, il movimento non deve trattenere, non deve imprigionare, ma deve essere principio di missione. Una parrocchia, un'associazione, un gruppo, un movimento che trattiene,
che imprigiona, svanisce nel nulla. E poi comunque, prima o poi, io uscirò. Posso uscire dopo la cresima, posso uscire terminate le superiori, posso uscire quando mi sposo, prima o poi uscirò. Ma se esco perché mi sento stretto, allora quel luogo rischia di essere perduto per sempre. Se invece esco per obbedire ad una missione, allora quel luogo mi accompagnerà in tutti i cammini successivi. Che cosa impedisce ad una parrocchia, ad un'associazione, ad un gruppo, a un movimento, che cosa impedisce di essere prigione? La pratica della parola di Dio, quella pratica che mi pare caratterizzi proprio questa comunità. È la pratica della parola di Dio che impedisce alla parrocchia e tutte le altre realtà associative di diventare prigione. La pratica della parola di Dio permette di venire a capo della parola di Dio. La pratica della parola di Dio rende disponibili ad ospitare il Padre e il Figlio. Dice Gesù: chi mi ama osserva la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. La pratica della parola di Dio, la pratica della parola di Dio rende disponibili ad essere docili nei confronti dello Spirito, che ha un compito ben preciso, ce lo ricorda Gesù, quello di insegnarci ogni cosa e di ricordarci tutto ciò che Gesù ha detto. Lo Spirito ha il compito di portarci alla verità della parola, quella verità grazie alla quale e solo grazie alla quale la parola è parola per tutti e non solo per un gruppo sempre più ristretto di persone. Amen.